mio Dio, ma ragazzi, quello è lo gnomo! Questo è il posto più misterioso che ci possa essere, ragazzi! Non entrate mai qui dentro questo posto stranissimo! Porca vacca, e perché questa è una casa? Ma non c'è solo questa casa, è tutto qua, tutto quello che vedete si può andare da questa parte e si possono trovare il Crawl de Gnome, che praticamente è quello gnomo verde che balla tantissimo. Strano, strano, strano mi sa, Signor Crawl, sei per caso qui? Ovviamente utilizzeremo il drone non solo qua nel gioco, ma anche nella vita reale per andare a vedere quello gnomo nella vita reale, perché è stato avvistato. Sì, e come, ragazzi? Vedete? Eccolo qua il drone. Non so dove caspita si era infilato, però noi così possiamo andare a spiare in alto se vediamo che ci sono dei problemi per cui bisogna andare in alto, appunto. Per ora andiamo a piedi, ragazzi, perché sicuramente è meglio così. Dove caspita ti nascondi, signor Crawl? Notiamo tutti gli indizi che ci sono in questa mappa, mi raccomando. Insieme tutti quanti guardiamoci qua in giro, cerchiamo tutti i misteri, tipo questo coso qua. Questo lago nasconde dei cadaveri qua sotto? Non c'è nessuno qua sotto. Dannazione, ragazzi, ma che posto strano è questo? Ok, sono saltato tantissimo. Cosa diavolo è successo? Avete visto? Porca vacca. Dannazionaccia. Allora, mi sa? Oddio, non vorrei mai che si stesse facendo notte, ragazzi. Vedete che è diventato tutto blu stranissimo. Sus. Veramente sus. Beh, questa strada dove va però? Perché effettivamente sembra stia portando da qualche parte molto molto inquietante. Brrr, che paura! No. Ho paura che mi arrivi lo gnomo. Lo gnomo brutto che balla. Avete visto come balla? Blub. Cioè, in realtà fa ridere, a me fa ridere. Vedo da questa parte qualcosa. Questo gnomo, dicevo, che mi fa tanto ridere, no? Però in realtà vi immaginate se ve lo incontrate nella vita reale. Guardate che fa paura, Cioè, guarda, avete capito? Fa paura. Come io in questo momento, quindi adesso allontano un attimo. Dannazione, cioè guardate che non è normale come cosa. Pem, mi stanno antipatiche le cose che voglio colpire. E qui che cacchio ci sono? Ci sono un sacco di cose. Ma qui, guardate qua, ho trovato questa cosa, Cosa c'è qua? Forse c'è lo gnomo da questa parte. Dimmi, gnomo, sei per caso qui? Ah, ti difendo! Cioè no, io mi difendo dallo gnomo, ragazzi. Annullo qualsiasi maledizione, mi raccomando, nei commenti annullate le maledizioni prima che sia troppo tardi. Immaginate se succede qualcosa poi dopo. Impazziamo tutti quanti, perché vediamo il gnomo. Ma non possiamo farlo, non possiamo farlo affatto. Gnomo, vattene via! Oh, so io cosa fare. Utilizzeremo il drone in questa cosa per andare qua sopra, perché io non rischio la mia vita per andare a vedere se c'è uno gnomo pazzo lì sopra. Sto usando il drone, ragazzi. Dannazione, ho paura che dentro mi ci ritrovo quel tizio che fa tu. Quella musica orribile, stranissima. Però questa sembrerebbe una casa. Attenzione a non schiantare il drone, che poi dopo è finita. Non possiamo più entrare da nessuna parte. Sarebbe terribile però. Cioè, noi qua entriamo così. Ok, in casa siamo entrati, perfetto, vedete. Allora, questa mi sembra una casa perfettamente normalissima. E non c'è nessuno gnomo. Magari dovrebbe essere piccolo, però sembra la casa di un signore. Peraltro di un signore che stava fotografando qualcuno. Sus! Molto strana questa cosa. Vabbè, diciamo che non... Va bene, ok, d'accordo. Non so cosa sia successo col drone, ragazzi. Non chiedetemelo. Però cerchiamo di uscire da questa parte. Ok, quindi praticamente questa casa è tipo andata mezza distrutta. Peraltro, in un qualche modo, non si sa nemmeno come. Probabilmente lo gnomo è da qualche altra parte. Seguiamo ancora la strada, che però ci dovrebbe portare da qualche altra parte. Aiuto, no, mi sono perso nella foresta, ragazzi. È pessima questa cosa, perché quando vi perdete nelle foreste poi dopo diventa un casino. Ma cosa sta succedendo? Dannazione, che cacchio è? Ma ragazzi, ma come ho fatto a volare così tanto? Ma poi ho volato sotto la mappa pure, ma com'è possibile? Ma io poi volevo solo accendere la luce. Com'è successa sta cosa? Però siamo ritornati a casa. Ottimo. Allora, andiamo da quest'altra parte. Stiamo attenti, ragazzi. Tutti in guardia. Mantenete gli occhi sugli indizi. Mi raccomando, scrivetemi nei commenti. Appena vedete qualcosa di strano, mi raccomando, scrivetemelo nei commenti. Tantissime volte. Ehi, Dunis, hai visto quella cosa? Ti sei scordato di vedere quella cosa, brutto scemotto. Ah, questa cosa mi fa un po' paura, però, Andiamo da questa parte. Sì. Ho paura che sia qui il drone. Cioè, no, il drone, il gnomo. Che paura. Signora casa, contiene un drone per caso? Apriti, sesamo.
Non c'è nessuno. No, ragazzi, sto sentendo un rumore strano però, eh. Avevo sentito qualcosa da questa parte. Ma è tipo una mezza musica? Oh! No! Cos'è successo? Ragazzi, mi dice che mi ha ucciso lo gnomo Blizz. Aspetta un attimo, c'è uno gnomo che mi ha ucciso? Ma dove? Dov'è sto gnomo? Ragazzi, io ero qua. Dentro questa casa. E io infatti sentivo tipo una mezza musichetta, però non me ne ero reso conto. Oh mio Dio! No! Ragazzi, ma quello è lo gnomo, quello là, quello avvistato su TikTok. Ma cosa caspita mi state dicendo? Oh mio Dio, No, per favore, no, ti prego, come... Cosa ci fa qui? Nascondiamoci fra gli alberi. Anzi, andiamo qua dentro. Andiamo dentro la casa, veloce. Ah, madonna mia, ogni volta che faccio questi salti infiniti. Ma certo, ho tantissima paura, certo che faccio gli salti. I salti di paura si chiamano questi. Allora, facciamo così, ragazzi. Facciamo così. Allora, distruggiamo una finestra. È possibile distruggere una finestra? Ottimo. Adesso non dovrei farlo, però dovrei mandare il drone adesso. Allora, facciamo così. Mandiamo il drone ad avvistare lo gnomo. Lo sto sentendo. Ah, eccolo qua, perfetto. Allora, così usciamo dalla finestra fuori. Ottimo. Adesso andiamo a vedere dove cacchio è quello gnomo pazzo. Dove è finito, ragazzi? Oh, è qua che si sta girando fra il ponte. Oh no. Oh no, vuole prendermi il drone, ragazzi. Allora, guidiamolo lontano da me, perché sennò mi uccide il personaggio principale. Questa cosa non va per niente bene. Cerchiamo di guidarlo lontano. Ragazzi, guardatelo qua. Mi ha visto il drone e vuole uccidermi. Ora, cioè mi vuole distruggere il drone. No, sta andando dall'altra parte. No, va bene. Dobbiamo distrarlo. Ehi, gnomo, sono qua. Guardami. Allora, se mi prende il drone è meglio che mi prenda il drone e che non mi uccida. Cosa diavolo sta facendo? Si sta facendo il bagno? Ma dove è finito poi, scusatemi? Ah, aiuto, scappa. Dannazione. No. Mi vede. Allora scendiamo di quota per vederlo bene, ragazzi. Tanto comunque questo drone va super veloce. Ok. Certo, non si alza così velocemente, però ad andare va. Quindi bene. Allora scendiamo da questa parte. Vediamo un attimo se c'è qualcuno qua. Signor gnomo. Come fa a vederci fra l'erba? Tra le frasche. Oh, guardatelo lì. Sì. E continua ad essere lì al fiume. Ma... Ah! No! Via! Ok. Mi sa che mi ha visto però col drone. Mi sa che mi ha visto il drone, ragazzi. Cosa sta facendo? Dove è finito? Sta cercando di... No! Scappa. Oh mio Dio, per fortuna questo drone è super forte. Super forte, praticamente è saltato fino al drone e me l'ha preso, ragazzi, avete visto? Ma che diavolo, ma è un pazzo! Vabbè, facciamo così, togliamoci, prendiamo qualcosa, non so, un'arma decente, cerchiamo di ucciderlo. Dobbiamo distruggerlo completamente, non me ne frega niente, non può stare questo gnomo qua. Anche perché sennò poi dopo mi caccia di più nella vita reale, se no lo distruggiamo, almeno credo, non lo so. Cioè poi magari si può offendere, si può arrabbiare tantissimo. E sarebbe davvero un problema in quel caso. Porca di quella vacchettona scurreggiona maiala. Vai via! Via. No, che schifo. Ma mi ha ucciso di nuovo. Madonna, com'è possibile, ragazzi? Dannazione, esci immediatamente. Adesso lo odio questo qua. Dove è finito? Bisogna distruggerlo. È come un insetto schifoso. No. Ok. Allora, prendiamo immediatamente qualcosa di utile. Questo! Via! No, che schifo! No, via! No! Via! No! Oddio, che salto di nuovo che ho fatto! Dannazione, questo, che schifo! No, ti prego! No! Ok, non è successo niente. Giusto, non è successo assolutamente niente. Ah, aiuto, ragazzi! Dannazione! Basta! Entriamo in casa. Fanku. Via. Ok. Ora, mi nascondo qui dentro. Sapete cosa faccio pure? Mi metto questa cosa qua. Okay. No, va bene. Fai così. No, questa devo mettere. Questa qua. No, dammi questa, dannazione. Mettila qua. Quello che sto cercando di fare è questo. Adesso no, questa cosa qua non si può più togliere. Quindi anche se lui cerca di scassare, non si può togliere in teoria. Sempre.
Ok, ora sicuramente non si può togliere, siamo al protetti, giusto? Vedete? Ottimo. Quindi, ragazzi, dannazione, se vedete lo gnomo, mi raccomando, scappate. E soprattutto adesso andiamo a vederlo nella vita reale. Ho distrutto la scrivania. Mi raccomando, se vedete qualcosa che io non vedo, come al solito, state attenti e scrivetemelo nei commenti. È importantissima questa cosa, ragazzi, perché io mi posso perdere le cose, purtroppo. Perché in questo momento magari parlo, magari non sono concentrato al 100% sul video, quando dovrei invece. Però ovviamente non riesco a concentrarmi se devo parlare. E soprattutto in questo caso è importantissimo parlare di come caspita sia possibile che sia stato avvistato questo gnomo. Intanto io ovviamente qua sto cercando di muovermi con il drone in modo stealth, in modo irriconoscibile, in modo, come si dice, tipo misterioso, in modo da camuffarmi, in modo da nascondermi bene, ecco. Perché non mi deve vedere né il signor gnomo cattivo, né nessuno ovviamente. Vi immaginate se poi dopo magari qualcuno vede un drone e poi può pensare: no, aspettate un attimo, ma c'è uno gnomo cattivo allora, perché c'è il drone che lo vuole spiare. Quindi non va bene. Bisogna sempre prestare la massima attenzione. Dannazione, che paura. Allora, andiamo da questa parte. Ma vi immaginate se adesso spunta e come... su Gmod, come sulla mappa che avete visto prima, lo gnomo mi distrugge il drone. Solo che il mio drone però non fa tutte quelle cose che faceva, le cose che faceva il drone su Gmod. Il mio drone si distrugge, purtroppo. Chiaro? Ecco. Non voglio. Non ti prego, non ti distruggere, signor drone. Stai su. Vola. Continua così. Ottimo, ottimo, ottimo. Beh, per ora non c'è nessuno che ci sta attaccando. Questo è positivo, ovviamente. Ragazzi, non vi sembra un po' tutto troppo tranquillo in questo momento? Dannazione! Secondo me qualcuno è tipo la calma prima della tempesta, vi immaginate? La calma prima della tempesta! Immaginatevi la calma che poi dopo arriva la tempesta, pem! È così che succede, ragazzi, è purtroppo così. Dannazione scurreggiosa! No, qua... qua mi vogliono far fuori, ragazzi, qua mi vogliono far fuori con il drone, perché vogliono che io pensi che non sta succedendo niente e poi dopo... arriva lo gnomo e mi distrugge di nuovo il drone. Io devo sborsare altri soldi e non va bene. Oh mio Dio, ma ragazzi, quello è lo gnomo. Oh mio Dio, cosa ci fa qua? Dannazione, lo sapevo che era davvero qua. Porca vacca. No, vai via. Annullo qualsiasi maledizione. Lo sapevo, ragazzi, lo sapevo. Dannazione, perché io vivi? Non giocate mai con questi tizi. Non giocate mai a queste mappe. Non giocate mai a questi droni. E mi raccomando, se li vedete, scappate immediatamente. Chiamate la polizia. Fate qualsiasi cosa. Ditelo a chiunque. Soprattutto se sono tizi pericolosi, tipo quello dello gnomo o Sonic impazzito, altri. Al prossimo mistero!